collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè. La persona che starà con noi in questo sabato e per una serie di puntate e ci allieterà, anche se non suonerà uno strumento, ma preparerà delle cose buone, è la dottoressa Ilaria Angiolilli, che prego di raggiungerci. Ciao Ilaria. Ciao Gigi. Come stai? Bene. Tu? Io abbastanza bene, sono immerso in profumi tutti i giorni, non puoi capire. Immagino che tu ci segui. Sì, sempre. E quindi, allora, tu sei di Campobasso. Sì. Giovane dottoressa, perché dottoressa? Allora, perché le persone vogliono sapere, nella vita tu cosa fai? Fai tre cose. Sì, ho più lavori. Più lavori. Perché sono un avvocato, prima di tutto. Che svolgi la professione. Sì, sì, svolgo la professione. Professione legale. Sono già 2 anni. Poi? Poi insegno diritto in un centro diritto, studi. In un centro studi? Sì, sì. E poi? E poi? Il terzo lavoro lo dico io. Sei una moglie. Perché sei una sposata. Moglie. Ciao Emanuele, l'abbiamo rubata tua moglie. Sì, sì, l'abbiamo sì. rubata per un po' di puntate. Starà con noi. Può stare un po' diciamo senza, che dai, quotidianamente tuo marito, che è un imprenditore, beneficia lui di quello che tu certo, prepari. Certo, sì, lui fa l'assaggiatore. E adesso per un po' di puntate ne beneficeremo okay. noi bene, e soprattto onorata. Chi ci segue da casa. E quindi hai scelto di venire qui ad In Cucina con lo Chef perché ti vuoi mettere in gioco e vuoi condividere con il nostro pubblico. Sì, quelle che sono le mie ricette, le mie idee. Quindi... Benissimo. Oggi la tua prima presenza qui con noi, diciamo, abbiamo previsto un dolce perché questa cosa, ti confesso, mi ha incuriosito personalmente. Si chiama, vedendo già quello che tu hai predisposto, la mia prima torta. E penso che ci sia un minimo un aneddoto sì. su questo titolo, perché? Sì, ogni ricetta ha comunque la sua storia, per quanto mi riguarda, quindi questa torta si chiama la mia prima torta perché con questa è iniziata la mia passione ecco. per la cucina. Bene, quindi, hai voluto esordire sì. con un qualcosa. L'inizio anche qui, che, esatto, torta. Un secondo diciamo, inizio. Va bene, Ilaria, inizio. Ti abbiamo sì. presentato, abbiamo detto un po' di cose di te. Certo. Io direi che puoi partire, prima di tutto, la tua prima torta per partire, giustamente, sì. spiegaci che cosa adoperi. Sì, allora, per quanto riguarda gli ingredienti, partiamo dallo zucchero a velo, il burro, sì. lo yogurt bianco, un vasetto, un po' di vanillina, la vanillina in polvere e poi abbiamo, allora, qui c'è un misto di farina bianca 00 e farina di nocciole. Ah, farina di nocciole. Ok. Comunque, io passo di qua, tu certo, sono nocciole che io ho precedentemente tritato a farina, anche diciamo un po' per velocizzare il procedimento. Certo, no, i tempi televisivi sì, sono sì, quelli sì, che quindi, sono. Anche perché le nocciole ovviamente vanno tritate con l'aggiunta di un pochino di farina 00. Cioè tu, fammi capire, tu hai comprato partiamo queste, dalle nocciole, però, sì. E le hai... Per tritarle finemente, no. nel tritatutto mettiamo le nocciole e pure un cucchiaino basta di farina 00. Va perché bene. Questo? Perché aiuta a togliere l'olio che possono cacciare le nocciole, che contengono le altrimenti nocciole. Non riusciamo ad avere la farina. E poi abbiamo il lievito, lievito ovviamente per dolci, e poi la marmellata di lamponi ho scelto per però questa ricetta che mettere. Sarà ovviamente... Se a me piacesse sì, la marmellata è libero, di sì, si può mettere quella, io ho scelto vabbè. Questa per Vai. Il sapore. Okay. Buon lavoro! Allora, grazie. Intanto che l'aria parte, sì. io approfitto per ricordarvi una cosa importantissima. Se vi sentite pronti, se avete voglia di partecipare anche voi ad In Cucina con lo Chef, non dovete fare altro che mandarci un messaggio con WhatsApp o telefonarci, poi la redazione vi ricontatta, al 335 80 15 414. Questo è il numero magico per entrare in contatto con il gruppo di lavoro di In Cucina con lo Chef. E quindi da qui, dalla telefonata o dal messaggio, si mette in moto, come ha fatto d'altra parte Ilaria, si mette in moto tutta la... diciamo la procedura per darvi certo. la possibilità di venire qui da noi e preparare quello che ritenete opportuno. Okay. Allora. E questo è una prima cosa che è doloroso dire. Allora, hai messo il burro sì. nella farina? Sì, allora ho messo lo zucchero a velo nella ciotola e il burro che deve essere morbido. Questo diciamo, è un passaggio un po' fastidioso perché vedo che sente, fa sempre un po' di polvere. Sembra che nevica. Purtroppo sì, sembra che nevica.
però lo dobbiamo montare per bene, zucchero a velo col burro. Quindi voi che siete a casa, quando cominciate e con lo sbattitore diciamo, fate questa operazione, attenzione alle nevicate di zucchero a velo. Vabbè, anche è bello, almeno sente un po' il profumo nella cucina. Burro non deve essere tu ti sei preparata tutto prima e il burro si è ammorbidito abbastanza, sì, no? Sì. Si è ammorbidito, poi ovviamente può capitare magari che se si sente ancora un po' poco morbido, ci aiutiamo anche con un cucchiaio prima di ripartire con lo sbattitore, se cerchiamo di ammorbidirlo insomma un altro poco e poi... Tu Ilaria sei proprio di Campobasso, o le tue origini? No, allora io sono originaria di Isernia. Isernia città? Sì. Quindi i tuoi Isernia genitori? Isernia città, la mia famiglia è a Isernia, veramente vivevo in campagna, quindi stavo bella nella natura, ho avuto sempre tanti animali, devo dire i gatti in particolare che sono la mia passione. I gatti. Sì. Tu hai tre passioni, cucina. Fiori mi dicevi? Sì, fiori, prima. Giardinaggio e i gatti. I gatti proprio. Tantissimo. Hai un gattino a casa immagino? A casa qui a Campobasso no, perché purtroppo essendo un appartamento piccolino non me la sento di. Anche però perché ce l'hai a Isernia. A Isernia c'è un gatto bellissimo. Lo vai a trovare ogni tanto. Come si chiama il tuo gatto? Papillon. È un maschietto. Bello, è piccolino, non ha manco un anno, però è grandissimo, cioè molto. Ed è color bianco, bianco avorio, quindi è un po' particolare. E quindi. Ok. Come vedete diciamo che lo zucchero l'ha quasi assorbito tutto. Si però è fatto quasi più a crema. Non te la prendere. Sì. Noi abbiamo i tempi contingentati. Ecco qua. Dobbiamo, certo, come si certo. dice, dobbiamo allora, essere, rimanere nei tempi. Purtroppo, ok. Adesso aggiungiamo lo yogurt, basta un vasetto. Un vasetto di yogurt bianco. Yogurt magro. Bianco, sì. Magro. Magro. Poi ovviamente anche questo va un po' a gusto. Chi vuole una ricetta un po' più light può mettere appunto il magro oppure lo yogurt intero. Vabbè. Senza problemi, più, insomma. Un po' più grasso. Sì. Allora, quindi andiamo a viene ad amalgamare anche, sì. Ok. Aggiungiamo la vanillina. Vaniglia che dà profumo. Sì. Ok. Dopodiché ci fermiamo un attimo, aggiungiamo la farina. Quindi questa è la farina doppio farina 00 e farina di nocciole mischiata. Aggiungiamo poi, un po' alla volta perché magari ci fa di nuovo un po' di. Poi quasi a fine fatto, puntata comunque. Noi nella sigla di chiusura esponiamo certo, il pannello tutto il con le quantità precise. Sì. Con le quantità precise per poter rifare a casa chi volesse, secondo me. E mettiamo un'altra parte. Chi ci segue questa torta, tua prima torta della dottoressa Angiolilli. Il lievito come passaggio finale. Perfetto. E questa è pronta. Si fa molto velocemente in realtà l'impasto. È pronta per andare. È pronta per essere. Userai questa. Come si chiama questa? Dimmi. Questa veramente è una teglia apribile. Teglia apribile. Teglia apribile perché appunto dopo si può aprire e diciamo far uscire meglio il dolce poi dalla. Ok. Non mi sembra un dolce invernale estivo, mi sembra un dolce. 12 questo, mesi. Questo è un dolce che si può fare sempre. Quindi... È vero? Sì. Va bene. Ok. La. Allora, dopodiché lo andiamo. Noi speriamo sempre che le persone che ci seguono da casa decidano di fare in casa propria quello che i nostri ospiti quotidianamente presentano e preparano. Anche perché è molto semplice come. Torta. Va bene. Allora, possiamo levare questo. Sì, io ti aiuto io. Sì, allora, la carta forno. Ecco, questo lo mettiamo qui. Naturalmente Ilaria si è avvantaggiata perché i tempi, lo ripetiamo, i tempi non ci consentono di. Cosa ha fatto? Ecco qua. Ha preso una pentola simile, diciamo, pentola apribile.
e ha steso l'impasto e ha marmellata sopra, cosparso di uno strato di marmellata. Allora sì, noi vi diciamo, rimanete con noi, non andate via, torniamo subito. Dopo la pubblicità vedrete la torta, la sua prima torta pronta per essere degustata. Quanto tempo in forno? Un 40 minuti a 180 gradi. 40 minuti a 180 gradi. In cucina con lo chef, torniamo subito. Posso dire un esordio col botto? Complimenti, eccola, Laria. Qua. Che bella. Ce l'abbiamo la fatta. Tua prima torta. E che bell'inizio, guarda. Sì, sì. La faccio scivolare e la metto a favore di telecamera, a favore di chi è a casa. È un compito arduo, però sì, viene raccontato. Penso di esserci riuscito. Eccola qui, la tua prima torta. Ilaria, complimenti. Grazie. Bellissima e immagino anche molto, sì, sì, buona. Molto saporita. Rifatela a casa. Buona. Seguite su YouTube i passaggi, segnatevi gli ingredienti ed è una bella soluzione. Poi anche elegante, con sì, questo... Sì, abbiamo messo anche un fiocchetto con questo per filo di rasa rosa, bordeaux e il fiocchetto. Sì, sì. Ci torni a trovare? Certo, certamente. Vabbè. Ciao, grazie, Ilaria. Ciao. Grazie per essere venuta. A te, grazie. Ciao a te. Tutti da Gigi di Simio. Lunedì comincia una nuova settimana di Cucina con lo Chef. Ciao, ciao. Ciao. Abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle, mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti. Stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè.